tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi finalmente un nuovo haul. In teoria dovrebbe essere solo beauty. Vediamo se non sforo con i tempi, riesco ad aggiungere anche qualcosa di accessori, perché come al solito io dico vabbè, sono poche cose, lasciamo che si accumulino e diventano tantissime, quindi probabilmente sarà solo beauty questo video. Parto subito facendovi vedere gli accessori che indosso oggi. Sì, lo so, non c'entrano con il beauty, però volevo farvi vedere perché mi sono arrivati già da un po' e secondo me sono bellissimi e meritano. Sono due collanine separate, questa qui con le stelline e quest'altra con la stellina, sì esatto, e la mezzaluna. Sono entrambe di Happiness Boutique, vi lascio qui sotto il link. Io ovviamente non guadagno niente dal vostro acquisto. Non sono link, referral, niente, però ci tenevo a mostrarvele perché me le hanno inviate e mi piacciono veramente tantissimo e penso che potrebbero piacere tanto anche voi, anche perché comunque non costano tanto, sono veramente belle come qualità, quindi correte a guardare sul loro sito. Adesso però passiamo al beauty e direi di iniziare da questa box che mi ha inviato Look Fantastic. Look Fantastic è un sito che vende un po' di tutto, tantissimi brand, tra l'altro bellissimi. E anche questa beauty box, che è una box in abbonamento che arriva ogni mese a casa. Voi potete decidere per quanti mesi abbonarvi e in base a quanti mesi vi abbonate spendete di meno, pagando sempre mensilmente, però non in un'unica rata. E vabbè, a parte che c'è tipo il flyer con tutte le spiegazioni, poi c'è sempre Elle e ovviamente qua c'è quello di agosto, perché è la beauty box di agosto, e ci sono sempre un po' di prodottini del valore di almeno 50 euro, e la box voi la pagate tra i 15 e i 20 euro in base a sempre i mesi per cui vi abbonate. Allora, aspettate, l'appoggio, vi faccio vedere perché ci sono veramente tantissime cose. Abbiamo un pennello di Luxy, questo pennello qui che è per l'highlight, quindi per l'illuminante. Wow, fantastico ragazzi, guardate, ha tipo la presa ergonomica e è bellissimo. Poi abbiamo Bella Pierre, che è un brand che ho già sentito ma non ho mai provato, quindi sono proprio curiosa. E ovviamente c'è la palette di illuminanti, questa qui è la It Wave Highlighting Palette, guardate che belli i colori, quindi useremo insieme. Una mini size di rossetto di Douche, non lo conosco sinceramente quindi non so dirvi, è il numero 619 Holiday Getaway e si chiama Luscious Lip Stain, mai sentito sinceramente quindi non ne ho idea. Poi abbiamo di James Reed un self tan, quindi un autoabbronzante, giusto? Ah, è una maschera per il viso abbronzante, fantastico. Poi abbiamo di Rituals, anche questo è un brand stra famoso che però non ho mai ancora provato. Abbiamo la Cream On Nourishing Body Cream, quindi è una crema per il corpo. E per finire una maschera di questo brand che si chiama Natura, ma anche lui mai sentito, e è vegano tra l'altro. E Herb Infused Sheet Mask, quindi è una di quelle maschere in tessuto, infatti vedete, lo fa vedere anche qui, e all'infuso di erbe. Sono veramente molto curiosa, proveremo tutto magari insieme, oppure comunque se provo qualcosa poi vi faccio sapere. Mi sono arrivate anche delle novità da Fenty Beauty. Allora, iniziamo da questa che è la spugnetta, che non è una novità, già la conoscete, però me ne hanno inviata un'altra. Novità abbiamo lui, il Pro Filter, questa qui è la versione quella idratante, se non ricordo male, sì, è il primer idratante, cambiato il pack e ovviamente è una formulazione nuova e diversa. E poi abbiamo, aspettate che li prendo, quattro dei nuovi fondotinta, questi qui sono i nuovi Pro Filter. Ho le tonalità 200, 225, 250 e 260. Credo che adesso io sia una 200, perché di solito sono una 120 se non ricordo male di Fenty, quindi sarò 200 abbronzata. E sono, aspettate che ve ne apro uno così lo vedete meglio, sono i nuovi fondotinta idratanti e il pack è forte perché è a tubetto, quindi non si ha spreco di prodotto perché riuscite a schiacciarlo. Allora è così, con comunque il pump.
Però il bello, come vi dicevo, è che voi potete schiacciare il prodotto in fondo, quindi non sia spreco. Il pack comunque è bellissimo, come sempre. Anche questi proveremo, comunque sono nuovi, non ho ancora sentito nessuna recensione su questi, quindi sono proprio curiosa. Da Yves Rocher mi è arrivato questa pochettina My Green Summer, con dentro dei prodottini apposta per l'estate, cioè lo Zero Defoe Comfort, che è un correttore, un fondotinta ad alta copertura 12 ore in crema. Poi questo qui, che è un olio per il corpo completamente glitterato, Monoide Tahiti, è un olio secco per il corpo e non vedevo l'ora di provarlo, quindi appena finisco di registrare questo video corro. Poi abbiamo il mascara Feel Stronger, mai provato sinceramente, e un rossetto strabellissimo, guardate il colore. Cioè è super super top, dovrebbe essere anche matte, sì, ed è il numero 150. Anche il pack tra l'altro è bello, non me l'aspettavo, ma è veramente strabello il pack di questo rossetto. Come mascara abbiamo anche quello nuovo di NYX, che è il On The Rise. Vediamo se riesco ad aprirlo per farvelo vedere senza fare disastri. Ci devo spaccare per forza la confezione. Allora, dovrebbe essere molto volumizzante e liftante, perché ha due zone, diciamo, lo scovolino, una più volumizzante e una più liftante, più incurvante, ecco, non mi veniva il nome. E stranissimo, fucsia, mai visto da NYX un colore così forte, però ci sta, è carino, è molto particolare. Mi è arrivato anche un altro pacchetto da Fenty nel frattempo, e c'era dentro un altro Pro Filter, ma è quello classico, il solito fondotinta liquido, quello che ho già e stra adoro, e un True Matte, praticamente la base matte, anche questa nuovissima, anche questo pack nuovissimo, e ancora un correttore, anche questo l'ho già, lo conosco già. E aspettate che lo tiro fuori così lo vedete anche voi. Eccolo qui, è il classico, ormai lo conoscete. A sorpresa invece mi è arrivato da Shaka, che è il brand di OVS, questo pacco con scritto Hi Babe, Delete Your Beauty Problems. È un pacco di questo nuovo brand, che almeno io non conoscevo, che vendono da OVS, che si chiama Delete Makeup. E questo pacco contiene delle cosine troppo carine. Allora, queste qua sono le orecchiette da coniglietto fatte a fascia, poi abbiamo il turbante, quello per asciugare i capelli, e poi questo kit che si chiama Jumbo Set, sempre ovviamente di Late Makeup, che è Wake Up for Makeup. Praticamente contiene la mascherina, quella da notte, che credo sia questa qui, tutta super glitterata, pagliettosa, e il guanto, quello per rimuovere il makeup. Sono super curiosa perché non ho mai provato una cosa del genere, quindi mi attira veramente tantissimo. Da Benefit è arrivata una super mega borsona che contiene tutti i nuovi Hello Happy. Allora, io già indosso il fondotinta, quello liquido, che aspettate, ve lo faccio vedere. Questo qui infatti è vuoto, è il numero 3. Ci sono anche il numero 2, che mi servirà quando andrà via l'abbronzatura, quella poca abbronzatura che ho, e il 4. Vi faccio vedere com'è la boccetta. È super super carina, mi piace veramente tantissimo. Questa è praticamente la riformulazione del classico Hello Happy, quello che vi ho già fatto vedere e stravedere perché lo adoro. E in più hanno fatto una nuova versione, che è questa qui, compatta, che si può usare anche come cipria volendo. Infatti, allora vi faccio vedere la confezione, così super compatta. C'è il fondotinta in polvere, lo specchietto, e facendo così si apre, e qui sotto abbiamo sia la spugnetta per poterlo applicare proprio come fondotinta, sia il pennellino se lo volete applicare come cipria, quindi è top, lo potete usare in qualsiasi modo. Ah, e poi nella confezione c'era anche questo paio di occhiali che appena ho aperto Andrea si è rubato e si è fatto una foto, così, vabbè, no comment. Sono stata a Bari per l'apertura del nuovo negozio di Lush e mi hanno dato questa bag, e ho scelto un sacco di prodottini, ho potuto scegliere io, quindi sono super super contenta. Vabbè che mi piace tutto da Lush, quindi nessun problema, però
così ancora meglio, e ho scelto Cookie Dough, che è lo scrub labbra all'odore di biscotto. Cioè, ragazzi, è una meraviglia. Questo prodotto è stato ideato dal nostro italiano, c'è un ragazzo italiano che è dentro Lush e crea prodotti, e ha voluto assolutamente fare uno scrub al profumo di biscotto, era un suo sogno, l'ha fatto, e ragazzi, è andata a provarlo perché è fantastico, è buonissimo. Cioè, potete anche mangiarlo volendo, non ve lo consiglio, però potete anche mangiarlo, da quanto è buono. Poi, allora, c'è questo qui che non mi ricordo come si chiama, ve lo scriverò qui se mi ricordo, che è lo shampoo, questo qua, solido, e è apposito per una cute rapida a ingrassarsi e un capello un po' grasso. E devo ancora provarlo, ovviamente. Ah, ovviamente questa è parte della confezioncina in metallo, perfetta se comprate tanti prodotti nudi, perché è riutilizzabile, ovviamente, quindi ogni volta che è finito un prodotto ne potete mettere un altro. Poi 9to5, la Via Lattea, che è il detergente viso, è un prodotto vecchissimo, però non l'avevo mai provato e sono curiosa di provarlo, perché ho provato la sua versione in dischetto, cioè non monouso, però il dischetto dura tipo una settimana e poi si butta, e mi sono trovata benissimo, quindi volevo provare assolutamente anche questo. Atollo 13, che è portentoso per lavare Pandora, è un gel doccia esfoliante, praticamente più uno scrub che un gel doccia, e lo proverò per i Pandora e vi dirò, perché l'avevo visto all'opera su una mia amica e gli aveva lavato praticamente come nuovi, erano diventati gli anelli, quindi proveremo assieme. E poi per finire mutandine di seta, che è un prodotto fantastico, una polverina per il corpo, che in questo periodo che si suda, i vestiti sfregano sulla pelle, pelle contro pelle, è veramente perfetta. Io la uso ad esempio fra le cosce, visto che sono un po' grassa, un po' tanto, e le cosce sfregano quando metto gonnelline o pantaloncini corti, metto questa, così che anche se sfregano non mi faccio male, nel senso che comunque si irritano col continuo sfregamento, questa è perfetta. Oppure ad esempio la ragazza mi consigliava, se avete le tette molto grandi, metterla fra le tette, perché sapete, cioè io non lo so perché non le ho grandi, però chi le ha sa che si suda, quindi può essere utilissimo. O comunque se siete un po' caldate, un po' sudate, potete usarlo per asciugare. È comunque una polverina super super utile. Soprattutto loro la consigliano dopo che mettete la crema, gli oli, che rimanete un po' unte, questa vi riporta, diciamo, allo stato naturale, allo stato di asciutto, ecco. Quindi sono super super contenta di questo shopping e proveremo poi tutto. Da Estée Lauder invece mi sono arrivati due prodottini, ringrazio tantissimo Estée Lauder e Octoly per questi due prodotti. Abbiamo l'Advanced Night Repair, che è un siero che già ho provato e già utilizzo, è veramente fantastico. Questo siero praticamente trattiene l'idratazione, quindi voi praticamente questo lo mettete la sera e mantiene la pelle idratata fino al mattino successivo. Vi lascio anche di questi due qua sotto il link, così se volete li potete acquistare velocemente. E poi abbiamo la Day Wear, vediamo se riesco ad aprirla, è una crema a idratazione, a lunga idratazione, dovrebbe durare 72 ore da quello che dicono, e ha anche una SPF 15, quindi una protezione solare 15. E guardate che bella che è, ha un colore strabello, è tipo un azzurrino super super chiaro. Questa in realtà non l'ho mai ancora provata, quindi proverò e vi dirò anche di questa. E per finire, ragazzi, quindi ultimo ma non per importanza, lui, cioè lei, lui, non so come si chiami questa cosa, è la macchinetta quella che di solito c'è tipo dove c'era il cinema, almeno io me la ricordo così, con il cosino da girare avanti e indietro, su e giù, per far muovere il braccio. Adesso non si muove perché c'è da attaccare la corrente e è troppo lontano dalla corrente, però è fighissimo. Magari vi metto un video qui per farvelo vedere, perché ho fatto mille mille stories. E la cosa bella è che ci sono le monetine da inserire, si muove tutto, ecco, vedete qua, ho il cavetto, tutto, c'è dentro anche le monetine, e se si prende qualcosa cade qui.
Diciamo che noi non abbiamo preso niente se non i peluscini, quindi adesso ve la apro da dietro e vi faccio vedere i prodotti che contiene, perché contiene tutte delle mini size. Ah, perché non ve l'ho detto ovviamente, ma è arrivata da Benefit, ma penso si capisse. Allora, ci sono delle mini size di Benefit, come vi dicevo, eccoli qui. Abbiamo la mini size del Gimme Brow, il mascara per sopracciglia migliore di tutti. Questo ha le microfibre e lo indosso anche oggi. Questa è la colorazione numero 3, quindi sarà contenta mia sorella che lo riceverà, perché io ho la 5, quindi è troppo chiara per me. Poi la mini size del Roller Liner, che è l'eyeliner di Benefit, quello nuovo, è fantastico. Ragazzi, è fantastico, provatelo. Io ero malata per quello di Kat Von D, adesso li alterno 50-50, perché sono ottimi veramente entrambi. Il Bad Gal, ragazzi, è uno dei mascara migliori di sempre, e questo lo alterno al Roller Lash, che è il fratello del Roller Liner di prima, sempre di Benefit ovviamente. Questo è super volumizzante, dà un effetto veramente bang. Poi abbiamo la Mini Ula, che è la terra abbronzante, e vedete, c'è anche se mini, ha specchio e pennellino, ovviamente, poi sotto c'è la terra, quindi è tutto curato nei minimi dettagli, quindi quello che pagate vale anche di più, nel senso che comunque Benefit non è un brand low cost, però li vale tutti dal primo all'ultimo centesimo. E poi abbiamo il Professional, questo è quello classico, il primer per chiudere i pori, diciamo per piallare la faccia, avere una faccia veramente bellissima, una pelle completamente, mi viene smooth, vabbè, comunque morbida, ecco, morbidissima. E quindi niente ragazzi, per oggi è tutto, direi di finire qui il video perché sono già tipo 20 minuti, quindi evitiamo di andare avanti. Spero di non aver dimenticato niente soprattutto, ma sicuramente qualcosa avrò dimenticato, quindi poi faremo il video haul non beauty, quindi fashion eccetera eccetera, e se mi sarò dimenticata qualcosa l'aggiungiamo. E niente ragazzi, a questo punto vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!